stiamo andando? Stiamo andando alla volta di Bologna con l'aereo. Quante volte hai fatto Roma-Bologna con l'aereo, Laura? Mai. Secondo me non succederà mai più nella tua vita, quindi goditelo. Ciao, sono la Chiara del futuro, o meglio, la Chiara del presente. Sto montando il video e mi sono resa conto che ci sono delle cose che voglio raccontare meglio, spiegare un po' meglio, puntualizzare, perché chiaramente, specialmente nella prima giornata di tutto, ero molto molto emozionata. A tutto stavo a pensare tranne che a commentare il vlog mentre lo stavamo facendo. Proprio per questo ho chiesto a Laura di accompagnarmi, è stata molto molto carina nel farlo. Sì. Il motivo per cui abbiamo preso un aereo da Roma a Bologna è perché quel giorno in cui dovevamo andare a Mantova c'era lo sciopero nazionale dei treni ed era impossibile fare altrimenti. Ovviamente mi dispiace aver preso l'aereo per una tratta così minuscola, ma diciamo che non c'era altra strada, fondamentalmente. Vabbè, torniamo al video. Qualcosa da dire? La vera star di questo video sono io. Puoi portare l'acqua adesso? Ma io te l'ho pure detto. Ma poi puoi lasciare il computer e gli elettronici dentro, non devi tirarlo fuori. Questo perché Fiumicino è uno degli aeroporti migliori del mondo. Io ce la forza al computer. No, non mi ricordavo di questo shooting. Che bella rapido, come te lo posso dire? È bellissima. Mamma. Lei 70 anni per gamba, paura. 70. Cosa stai facendo? Andarti da mangiare. Cioè? Ok, questo è un momento epocale perché per la prima volta ci sono venuti a prendere con l'autista. Questo è un momento di cui non vado particolarmente fiera perché mamma, Laura e anche il signore che ci accompagnava volevano chiaramente fare conversazione, ma questa era la situazione e quindi niente, silenzio. Per fortuna però sono riuscita a svegliarmi in tempo per l'iconica entrata a Mantova, devo dire l'entrata in una città più figa che esista in Italia. A destra e a sinistra ci sono dei laghi, questo invece siamo noi che entriamo in hotel e ci mettiamo comode come le star che siamo. Allora, che? Oddio, un'arma contundente. Oh, la grattugia, ma! No, bellissima! A parte questa è comodissima, che io non ce l'ho una sacca così. What is this? Matite, carine. Vabbè. Sempre non ci è piaciuto tanto questo. Poi segnalibro green, altro segnalibro di che? Tu, quadernino. Per prendere appunti, se volete prendere appunti quando parlo, che questa, è consigliato. Top. Comunque è diventata ovviamente Carmen la star di questa giornata. Vabbè. Oh, subito l'ha trovata. Chi è? Va bene. Ok. E queste siamo noi che ci imbarchiamo verso il teatro. Vabbè, imbarchiamo, erano 10 minuti di camminata. Molto carini, tra l'altro, perché Mantova è veramente deliziosa per quello che ho potuto vedere. Non ci sono cose divertenti perché io mi ero chiusa in una sorta di mutismo, dato che stavo per andare a fare la prova generale del discorso. Vabbè, posso dire? Un paninetto. Sì, mi fa assaggiare. Mamma, basta, tu non era neanche previsto che pranzassi qua. Questa sono io dentro i camerini del teatro sociale che mi scaldo la voce con una maschera per la rianimazione. Questa è una tecnica che ho imparato anni e anni fa accanto e devo dire che funziona e soprattutto non ti rende udibile al resto del mondo mentre ti scaldi. Non è che inizio a suonare subito, capito? Quindi a un certo punto io mi giro e suono. Dice che ti ama, però non sa di noi due che... Del soundcheck purtroppo non posso farvi sentire il suono, primo perché è uscita una roba diabolica, non sappiamo come, dal microfono, e secondo perché c'è il copyright. RIP. Nel frattempo la vera star di questo video stava facendo le sue esplorazioni per Mantova e voleva farci vedere quello che aveva scoperto. Cosa è successo? Ha provato a suonare ma nessuno gli ha aperto.
Ma le porte del Signore sono sempre aperte a tutti. Quando dico che questa è stata l'esperienza più da star che mi sia mai capitata, sono seria, perché ci hanno portato pure al ristorante a mangiare le cose tipiche di Mantova, solamente a noi speaker che venivamo da fuori, e quindi eravamo in questo ristorante, a parte buonissimo, ma poi con tutte queste citazioni in mantovano, con opere, è stato stupendo, pazzesco. Entrerà in questo vlog. Buonasera. Presenta l'edizione Mantova ormai da 3 anni. No, non ho capito niente. Presento solo l'edizione giovane. Qua è un TEDxPro grandi, faccio il curatore. Quali sono le 3 regole del public speaking? Public speaking è semplice. Ogni comunicazione è una performance di public speaking, e bisogna parlare con le virgole e la punteggiatura. Cioè fare le pause? Sì, è quello che ti dico, respirare. Poi siamo tornate in hotel e mi sono lavata le ascelle perché vi giuro era necessario, e poi sono andata in cerca di un Oki per il mio mal di gola. Allora, letto più o meno comodo, cioè in realtà molto, stanza molto carina, problema, la doccia è aperta, gli manca la quarta parete alla doccia. Ottima doccia per filmare, pessima doccia per farsi la doccia. No, no, esce da qua, amo. Lo sento. Cioè, più 3 gradi significa dovrebbe arrivare almeno a 23. Ma perché li fanno così? Ma che cazzo ci vuole a fare una cosa intuitiva? Che cazzo ti costa mettere 2 parole in italiano? Caldo, freddo. Caldo, freddo. Più caldo, più freddo. Effettivamente. Geroglifico di Taylor Swift. Sono le guardando... le Swifter, come... e per te saranno le Carries. No, è bellissimo quello che dice Serena, i camini. I camini, è stupendo i camini. Buongiorno. Kim Kardashian dei Queen. Mm. Dei poveri. Manco dei poveri. Degli ultimi. Ah, buongiorno. Buongiorno. Come stiamo? Come siamo fresh? Mal di gola. No. Non ho dormito un cacchio. Posso? Incubi. Comunque, mamma, secondo me questa vita è bellissima. Tu non capisci niente. È veramente molto bella. È un attimino strettigna. Mo c'ha 20 anni. Pieno dei 18 anni, 17 anni, 16 anni. Aggiustate le sopracciglia. Davanti te lo mettere. Slipping through my fingers all the time. I try to catch her every minute. Madonna, distrutta. Come ti senti, Chiara Kami? Non mi sento. Ok, se fino a questo momento avevo l'ansia, da questo momento in poi veramente senza paragoni, perché mancavano circa 2 orette al mio intervento e mi sono messa a guardare tutti gli altri dal palchetto che ci avevano assegnato. Loro teneteli a mente per dopo, ci serviranno. Ci riproviamo. Non ha funzionato. Inizio a provare un altro po'. Non so perché ho fatto quella voce, tipo Ariana Grande. Non lo so. Perché tu devi amare chi sei. Di questo parla mia tolte. Caramellina Caros, consigliata da Alice e Giorgio, se stai guardando, grazie. All'acido ialuronico, siccome sono stata un po' male la settimana scorsa, mi fa male, ecco. Chiudete gli occhi e immaginate un paese di provincia.
Piccolo spoiler, quando ho detto questa frase durante il talk vero e proprio, c'è stato un brusio, risatine, cose che io inizialmente non avevo capito, però poi ho presunto che fosse perché Mantova, per chi ci vive, è un po' provincia. E quindi pure io, ma che cazzo dico, immaginatevi un paese di provincia, cioè ma tutto bene, Chiara, vabbè. Perché io stavo pensando all'universo che avrebbe visto il video, non a Mantova, chiaramente. Qui mi stavo accordando dietro le quinte perché alla fine era tutto in anticipo di 10 minuti e non l'avevo previsto. Però non sa di noi due che ci siamo incontrati mentre l'era maturo di lato qualcosa di simile. E ci siamo passati soffatti in amore passato, però poi le detto nessuno di noi stasera. E da tre anni ancora non dico la porta. È l'ultimo un po' di frustrazione. No, dai, lacrime. Allora. Vabbè. Ovviamente il video è partito dopo 4-3-4 minuti. E cosa spero di aver lasciato, tipo? Sì. Di aver lasciato al pubblico oggi. Allora, spero tanto che nel pubblico ci fosse qualcuno che magari dentro di sé sa già cosa vuole fare da grande, ma si racconta di non essere convinto, di voler trovare altre strade, e spero di averla convinta o convinto a invece seguire quell'istinto là. Eccoci, eccoci, eccoci. E tu cosa facevi invece? E io ho curato, Marco Thomas e Nico Mouse. Che figo, quindi sei stato invidiato da tutti. Non ci sono come fa Frid. Ciao! Grazie ragazzi, come state? È la prima volta che lo fa, cioè la prima volta l'ho fatto su un fazzoletto di carta a una bambina che non sapeva perché me lo stava chiedendo. Però Chiara, dove ti metti? Boh, sullo ginocchio. Io scrivo malissimo, tra l'altro. Tu come ti chiami? Follia. Ah, vedi. Ne abbiamo più. Siamo tra Chiara qua. Veramente? No, vabbè. Che vuoi fare da grande, Chiara? Perfetto. Cosa vuoi fare? Astrofisica. Adoro. Una cosetta. Così. Mi scelta mi media tra astrofisica e cantante. Tanto ti porti il presidio. E sei la cantante, non hai capito niente. Yeah! Un video, quindi. Ciao. A posto, grazie. Parlo latino. Abbiamo finito, dai. Com'è andata? Dopo gli facciamo vedere. Ma riuscite a mettere poi, sì. Cilia? Oh. Non male, no? Sì. È andata molto bene, sono molto felice, sono ancora molto emozionata. Non mi sto ancora bene rendendo conto, però ragazzi sono stati troppo forti. Cioè comunque me li aspettavo morti, e invece, perché ero l'ultima, e invece... Porca vacca, hanno battuto le mani, hanno tirato fuori le torce, hanno cantato, cioè bellissimo. Niente, poi questa esperienza bellissima si è conclusa con una passeggiatina al centro di Mantova, dove abbiamo trovato del pranzo e c'era un negozio di mostarda. Raga, io sono fissata con la mostarda, mamma mia. Ho risposto a qualche telefonata dei miei parenti, che erano quasi tutti collegati sul sito in streaming per vedere l'evento. Io sono sempre nelle retrovie, no? Perché sono il tesoriere, faccio i pagamenti, contatto gli sponsor. Ero veramente contenta e soprattutto stavo iniziando piano piano a realizzare quello che era successo, ma io vi dico la verità, io non l'ho realizzato manco mo quello che è successo. Ero così concentrata lì sul palco, e comunque venivo da settimane di prove intensissime, avevo preparato tutto in un mese da quando ho saputo di essere stata invitata a quando è effettivamente successo tutto quanto, quindi in realtà non ho realizzato mai. È stato bellissimo, ma ho delle foto e dei video stupendi, ho questo vlog per ricordarmi come mi sono sentita, ma direi che la parola principale è in ansia, le parole principali anzi,
in ansia e sono davvero contentissima, grata di aver avuto questa opportunità, grata al mille per mille di aver avuto Laura e mamma con me. Spero che se mai avrò un'occasione del genere riuscirò a essere più presente nel momento, ma comunque sono contenta perché mi serviva per fare una performance della quale fossi più o meno soddisfatta. E grazie anche a voi per aver guardato questo vlog. Io mi chiamo Chiara Kami, ci vediamo su tutti gli altri social, dove fra l'altro devo fare un annuncio bello grosso, forse qualcuno l'avrà già capito, perché insomma la canzone che avete sentito durante il vlog non è una canzone a caso. Grazie a tutti e tutte, vi mando un bacio e ci vediamo la prossima volta. Ciao!